quantità di denaro da spendere, perché noi glieli abbiamo dati. In questo progetto di presidio della felicità per i figli, una delle differenze grandi che c'è tra le attuali generazioni giovanili e quelle passate è che i figli spesso hanno soldi in tasca, non se li devono guadagnare, li ricevono dai genitori. E tra le altre cose, una degli elementi che mi colpiva tanto in tempi di crisi, dove sono state fatte molte ricerche su come le famiglie avevano modificato i loro consumi e costumi, quello che emergeva era che tantissimi genitori dicevano di aver ridotto i propri bisogni. Per esempio le mamme andavano meno dal parrucchiere, magari i genitori viaggiavano meno, ma si era cercato di preservare il più possibile i consumi dei figli, quindi i genitori risparmiavano nel tentativo di non dover imporre delle restrizioni ai figli all'interno di quel progetto di felicità che abbiamo detto prima. Allora, essendo i nostri figli una generazione che ha in tasca parecchi soldi, sono stati intercettati dal mondo del mercato in modo potente, in modo evidente, quindi c'è tutta una gamma in questo momento di prodotti pensati per loro. Alcuni prodotti non sarebbero adatti a loro, ma sono stati poi impacchettati nella loro cultura popolare come prodotti che fanno star meglio, che generano gruppo, che costruiscono aggregazione, eccetera, eccetera. L'alcol è uno di questi. L'alcol è stato sdoganato nel mondo dei nostri figli nella zona degli anni 80-90, quella zona che avete sentito, se c'eravate, raccontata anche due sere fa qua al festival, come una zona di felicità facile, accessibile. Eravamo molto ricchi, si voleva stare bene, si facevano un sacco di cose. Era una felicità prima pensata per i grandi, che poi negli anni 90 è arrivata anche per i ragazzi.